Care amiche ed amici, innanzitutto buonanotte o sera a tutte e tutti voi, dipendendo da come lo interpretiate, lo intendiate. E poi, dopo aver dedicato circa due o tre radioprogrammi qui nel mio canale di Spreaker e averli salvati in YouTube, adesso vi voglio parlare niente di meno che di un personaggio molto famoso, del quale vi ho anche accennato nei miei ultimi programmi, e che avevo perso di vista, visto che io ero iscritto in un suo canale di YouTube che da 5 anni ormai non ha più delle novità. E mi sto riferendo al Vate del Salento, cioè a Giuseppe Simone. Adesso l'ho cercato in internet e come al solito mi sono capitati, l'ho cercato su YouTube, sul web, un mucchio di canali chiamati Giuseppe Simone. Quindi ci sono due che hanno circa, uno sua immensa grazia, Giuseppe Simone, che mi sono iscritto adesso, che ha gli ultimi video. E poi ci sono altri due canali di Giuseppe Simone, che uno c'ha 568 iscritti, 16 video, e un altro ha, che ero iscritto io e sono iscritto, 1857 iscritti, 21 video. Non so perché è così discontinuo, però questo canale, che adesso ha dei nuovi video, e ha 21, no, ha 385 iscritti e 21 video. L'altro canale con molti iscritti ha soltanto 21 video. Cioè, sempre 21 video lascia. C'è un canale con 568 iscritti e 16 video. Io non so perché abbia così tanti canali e pochi video. Perché lui, che dice che vuole guadagnare facendo video in YouTube, perché apre così tanti tanti canali? Perché io sto vedendo che anche c'è un Giuseppe Simone, un canale 109 iscritti, 5 video. Un altro in cucina con Giuseppe Simone, al quale sono iscritto, ma non ho azionato la campanella che aziono adesso, e c'ha 212 iscritti, 14 video. Poi c'è l'archivio Simoniano, 3206 iscritti, 131 video, che è da molto tempo che non carica. E poi ci saranno decine di canali, fra quelli che sono direttamente aperti da Giuseppe Simone, il Vate del Salento, quelli che sono aperti da altri, e poi anche canali che si chiamano Giuseppe Simone, ma che non sono riconducibili al Giuseppe Simone, re del trash italiano. Allora, ciò di cui vi volevo parlare io era proprio di Giuseppe Simone, il re del trash italiano. La sua carriera è stata molto contrastata, perché lui ha iniziato a fare il primo video, come egli stesso afferma, semplicemente perché cercava lavoro, e in pratica ha fatto un video di autopromozione, cercando lavoro e presentando il suo curriculum vitae. E poi ha visto che ha riscosso un po' di successo e ha iniziato a fare dei video trash, video che lo hanno compromesso, a tal punto che poi gli è risultato difficile trovare lavoro. Pensate un po'. E dicevo, gli è stato così difficile trovare lavoro perché ha rivelato la sua vena misogena, forse razzista, xenofoba, insomma il miglior di sé che poteva rivelare. Purtroppo molti hanno riso delle sue prodezze, perché in fondo guardare i suoi video era molto divertente, e lui, carico, tronfio di questi esiti, è andato sempre giù più pesante sulle cose che diceva, invece di moderarsi.
E così poi lo hanno denunciato, gli hanno chiuso i canali che avevano più successo, anche se magari non guadagnava del denaro, e ogni volta è dovuto ripartire da zero. Poi bisogna dire che a lui è andata male perché i documentari, sarebbe troppo dirlo, i video suoi che hanno riscosso più successo e per i quali lo hanno denunciato, li hanno salvati prima che gli potessero chiudere il canale o togliere il video. Allora che è successo? Che in molti li hanno ricaricati, soprattutto quei brani dove insulta. Una pornostar mi sembra che lo denuncia per averla offeso e minacciato. E che succede? Che i video continuano a circolare, a essere disponibili, e quindi a essere incriminato è sempre lui. Tecnicamente lo possono citare a giudizio di nuovo per le illazioni, per le offese, per gli insulti e gli aggravi che ha commesso, anche se ormai non è stato lui, il divulgatore di quei video, ma ne è l'autore. Quindi questa è la sua sfortuna. Ha fatto dei video che continuano a circolare e per i quali potrebbe essere passibile di altre denunce. Comunque è indubbio che il Vate del Salento è il re incontrastato del trash, ma a ogni livello. Io speriamo che me la cavi con questo microfono che sto sperimentando, perché quello da scrittorio pieghevole non registrava niente, invece mi sembra che questo è troppo sensibile. Comunque, sua divina grazia, sua immensa grazia, Giuseppe Simone, in questo canale dice: "Sol Giuseppe Simone, solo video a pagamento ogni mercoledì dirette, a pagamento anticipato, sito www.giuseppesimone.com". È uno spasso, è uno sballo, perché lui non sa che per farsi pagare, per fare i video, evidentemente questo vuole essere un qualche cosa di parossistico, di parodistico, perché soltanto i canali che hanno un minimo di ore di views e di iscritti possono pretendere l'abbonamento. Cioè io che ho più di 1.000 iscritti e 1.000 passa di ore quest'anno di views del canale, e quasi 700.000 visualizzazioni, non posso fare che la gente si abboni al mio canale. Figuriamoci uno che, come Giuseppe Simone, nel canale Sua Immensa Grazia, ha 385 iscritti e 21 video. Quante ore di views all'anno ha? Lo dubito se ne abbia ore di views. Però voglio dire, È di sicuro un personaggio intrigante. Iscrivetevi al mio canale di YouTube, iscrivetevi al mio Instagram Santenchan, iscrivetevi nel mio canale radiofonico di Spreaker Santenchan, the Italian YouTuber. Meglio, io l'ho chiamato, la stazione radio l'ho chiamata Santenchan Italian Spreaker, che è più coerente. Ma mi raccomando, in Spreaker e soprattutto in YouTube, commentate il mio video e il mio programma radio e ditemi cosa ne pensate circa la condotta di Giuseppe Simone, il vate trash del Salento, le sue aspirazioni, le sue ambizioni, il fatto che voglia diventare ricco, monetizzare, riuscirà a farcela? Io gli auguro di avere successo, lo seguo dal 2010, poi ho smesso di seguirlo. perché vale lo stesso discorso di Matteo Montesi. Giuseppe Simone Ha iniziato a perdere contenuto, perché bene o male contenuto lo metteva nei suoi video, ma ha iniziato a perdere contenuto e a dire sempre più parolacce, addirittura
in un video che stavo guardando adesso, ma non ve lo faccio sentire nel radioprogramma. Lui voleva che lo si mandasse a quel paese a stendere, perché lui diceva: non è trash dire buongiorno. E lui vuole quindi che lo si mandi a quel paese. È una richiesta un po' singolare, un po' originale. Allora, fa in pratica un video al giorno, come era sua abitudine. Qua vedo che ne ha fatti molti di video, quindi significa che gli hanno fatto chiudere un canale, oppure che lui proprio cambia di canali, si è stancato di caricare sullo stesso canale, non so secondo quali criteri, ma lui sempre sta costantemente dicendo nuove regole per i prossimi video. E poi non so, sta sempre dicendo che lui da adesso si vuole fare pagare, che lui è un genio, che lui non vuole fare le cose gratis. E io cercavo altri video, ma ne ha caricati pochi. Allora mi mancano 3 minuti. Intanto vi rinnovo l'invito a seguirmi nel mio canale di YouTube. Poi vi voglio dire che forse continuerò a fare dei radioprogrammi su Giuseppe Simone. Però io nel 2010 ho visto molti trash italiani, quindi anche John Doe 76 mi sembra, ossia l'orco patatone, e anche Mani Marco. John Doe 76 è un personaggio a parte, ma in questa occasione volevo parlarvi di Giuseppe Simone. E poi naturalmente vi parlerò anche dell'avvocato, come lui stesso si definisce, cioè dell'avvocato Andrea Di Pré, il critico catafratto dell'arte sibaritica. Ci sono tante cose di cui vorrei parlarvi, però mi raccomando, commentate questo mio radioprogramma in Spreaker. Saint Chan Italian Spreaker è la mia stazione, e commentatemi in YouTube, ma soprattutto, e al fine che anche altri possano esprimere la loro opinione sui temi da me trattati e possano anche suggerirmi nuovi temi, commentate e condividete le mie trasmissioni. In questo modo darete opportunità anche ad altri di commentarmi. E poi magari iscrivetevi al mio canale di Spreaker di YouTube, io contraccambio e soprattutto contraccambio commentari, perché se mi date like ai miei video e alle mie trasmissioni di Spreaker, commentate dicendo magari cose pertinenti a quello che ho trasmesso, in modo che io passo, guardo le vostre trasmissioni, i vostri video e commento, commento per commento, like per like. Però se mi date un like e non lasciate un commento tipo pertinente all'argomento che ho trattato, io non so chi mi ha lasciato il like. Poi io filtro i commentari quando posso, in modo che ci sarà anche la possibilità di, perché molte volte mi commentano, io non vedo il commentario nella sezione commenti. E poi cercate in community, che io sempre metto delle notizie nella community del mio canale di YouTube. C'è una sezione che si chiama Community. Siccome io ho la partnership di YouTube, adesso 36 secondi, ne ho trasmessi per 15 minuti. Vi lascio, grazie di avermi seguito, e se avete delle domande o delle curiosità da apportare a questa trasmissione circa Giuseppe Simone, il Vate del Salento, mi raccomando, condividete, rispondete, commentate, che non mancherò di fare altrettanto. Arrivederci e grazie di avermi seguito, care amiche ed amici miei, e buonanotte e buon fine settimana. Ciao ciao!